quando va a fare la spesa, controlla l'etichetta per conoscere la provenienza del prodotto? Sì, spesso lo faccio. Voglio vedere se da dove proviene, per essere tranquilla di quello che mangio. Sì, il più delle volte sì, se non ho molta fretta. Comunque sto molto attenta, devo dire. No, in genere no, guardiamo solo il prezzo noi. Oh, yeah. L'etichetta per conoscere la provenienza del prodotto? Ogni tanto sì, qualche volta no. Guardo vedere se è bella e basta. È sardo o no? I consumatori nel scegliere un prodotto controlleranno l'etichetta per conoscere la provenienza? In genere no, perché prendo solo prodotti che conosco, quindi sardi. Certo, è perché deve essere una cosa italiana per me. Lei è sardo? No, l'importante è che non sia sordo. Sono tanti i consumatori che per acquistare un prodotto italiano sono disposti a pagare qualcosina in più. Trionfa il Made in Italy, ma aumenta il rischio dei fake. Controlla l'etichetta per conoscere la provenienza del prodotto. Quando, come diceva lei, quando andiamo a fare la spesa, come facciamo a conoscere l'etichetta? Come quando, quando paghi o quando costa o... No, no, sempre italiani, non l'acquisto quelle esseri, no, no. A confermarlo è una recente indagine pubblicata da Coldiretti. Secondo l'associazione, quindi, molti dei rivenditori sventolano la bandiera italiana sulle confezioni solo per attirare i consumatori che credono così di comprare un prodotto 100% italiano e invece non lo è. Come riconosce un prodotto alimentare originale da quello contraffatto? Guardi, io riconosco un prodotto alimentare contraffatto dal gusto. Io il prodotto originale lo riconosco dalle etichette che sono sulle confezioni. Lo posso riconoscere se conosco il prodotto originale, so già il gusto che ha, perciò se mi propongono una cosa che non rispecchia quei gusti, capisco che è una cosa contraffatta. Qual è il prodotto alimentare più taroccato? Eugenio, aiutami, te ne andare. Ma non lo so, dai. Il parmigiano. Secondo me il parmigiano. Ce ne sono tantissimi, fra cui l'olio, il parmigiano, anche molti fini. Presidente, quali accorgimenti possiamo usare per evitare di cadere in errore durante l'acquisto? Sicuramente è quello di guardare bene le etichette nel capire la provenienza della materia prima. Purtroppo, ahimè, non è sufficiente sempre le etichette, perché ci sono molti truffaldini che cercano di spacciare dei prodotti che vengono da fuori per locali. E ecco quindi che, qualora ci siano dei dubbi, fare una segnalazione alla repressione frodi nel verificare esattamente la provenienza di quel prodotto. Ma io so che una delegazione di Coldiretti si è recata qualche giorno fa a New York, proprio dove il cibo italiano è molto apprezzato ma è anche il più contraffatto. Esatto, proprio perché è molto apprezzato. Ricordo che il brand Made in Italy è il secondo brand al mondo dopo la Coca-Cola. Questo aspetto determina anche il fatto che sia il prodotto più taroccato. Infatti abbiamo stabilito 64 miliardi di euro il valore dell'agripirateria, che significa opportunità per il prodotto italiano qualora riusciamo a tutelarlo meglio. E questo è un discorso che vale dai formaggi ai vini, le carni, un po' l'olio, un po' tutte le eccellenze del nostro agroalimentare. Esatto, non solo cibi confezionati, ma dobbiamo fare attenzione anche alla carne. Sì, guardate l'esempio adesso nel periodo estivo, tutti i nostri ristoranti, agriturismi si riempiono di porcetto sardo.
ahimè non tutti questi sono sardi, vengono cucinati e consumati in Sardegna, ma a volte vengono da fuori Italia. Ecco perché come Coldiretti stiamo lavorando al riconoscimento anche del porcetto IGP, abbiamo già costituito il comitato promotore, il comitato scientifico, siamo già avanti nell'iter, ora ci serve l'ok da parte di Regione e Ministero e confidiamo, una volta che abbiamo il marchio, di poter tutelare quest'altra eccellenza tutta sarda che tutti ci invidiano e infatti tutti cercano di portare porcetti da fuori e spacciarli per sardi. Contraffazione alimentare è un'alterazione dei prodotti utilizzando sostanze non conformi per qualità e quantità. Che si tratti di ingredienti primari o di prodotti semilavorati o lavorati, il cibo non controllato può contenere sostanze tossiche o sviluppare muffe o batteri che possono arrivare ad essere letali. €120 miliardi, e questo è il valore che, secondo le ultime stime, ammontano le frodi dovute al falso Made in Italy. Un valore reddituale che viene rubato alla terra, alle nostre coltivazioni. Noi vogliamo combattere tutto questo e ridare dignità al lavoro, ridare dignità alla coltivazione e dare una prospettiva a quella che è l'ingresso, a quello che è l'ingresso dei giovani all'interno del mondo agricolo. Ci sono diversi settori che sono sicuramente più colpiti da questa problematica, parliamo di quello del grano, quello delle paste, quello delle carni, parliamo di quello dell'olio, assolutamente, con anche l'ausilio di una normativa che è quella dei codici doganali che agevola questo tipo di prassi. Noi con la richiesta dell'abolizione dei codici doganali e con gli ultimi blocchi sui porti, il monitoraggio delle zone di frontiera, vogliamo bloccare questo genere di problematiche, vogliamo monitorare che effettivamente il Made in Italy sia reale nella sua proposta a livello commerciale sui mercati e dare serenità a chi oggi opera e fatica sulla terra e vuole portare il frutto dei propri prodotti degni di una storia millenaria, di una storia tutta italiana all'interno dei mercati nazionali e internazionali. Questa sarà la nostra battaglia oggi e sarà la nostra battaglia nel futuro fino a quando non otterremo dignità per i nostri lavoratori, per i nostri agricoltori. Come riconoscere l'origine di un prodotto alimentare? Verifica che l'alimento appartenga a una categoria per cui vige l'obbligo di indicare l'origine in etichetta. Controlla se nell'etichetta o nell'imballaggio è stato apposto un logo DOP o IGP. Verifica se si tratta di un prodotto biologico. Controlla se sulla confezione è presente la certificazione 100% italiano. Fammi pensare. No, aspetta. Qual è il significato dell'acronimo DOP? Questa la so. Designazione origine protetta. Questa la so, è la A. Va bene, questa la sappiamo tutti, è la risposta A. Beh, penso di poterci arrivare. Determinazione di origine protetta. L'olio è uno dei prodotti che ha subito negli anni il maggior numero di frodi. Pensiamo che fino agli anni del 2008-2009 non esisteva alcun obbligo di indicazione d'origine sul prodotto. Dal 2000 al 2009, appunto, quindi abbiamo avuto ampio spazio per una terra di nessuno dove dietro la parola olio poteva esserci tutto il contrario di tutto. Dall'anno poi 2009 abbiamo cercato di affermare il Made in Italy e oltre al Made in Italy sono state inserite, come per la regione Sardegna, le denominazioni d'origine protetta. Questo ci dà una garanzia importante perché all'interno di una denominazione d'origine protetta troviamo un prodotto che è stato oggetto di un'analisi sia chimica per verificarne i parametri analitici che siano in linea in uno stato di qualità e di forma del prodotto perfette ed ottimali, ma oltretutto abbiamo un'analisi organolettica costituita e affermata da un gruppo panel che appunto ci va a certificare
la salubrità e la qualità importante del prodotto e che rispecchia le qualità tradizionali della denominazione d'origine protetta Sardegna. Quindi il mio consiglio è quello di quanto più andare ad analizzare l'etichetta e non soffermarci su qualche elemento grafico o su qualche scritta fuorviante, ma di andare nello specifico a ricercare le certificazioni d'origine di filiera che possano darci qualche garanzia in più sulla origine del prodotto. Come ci difendiamo da un'etichetta fuorviante? Il cattivo odore. I prodotti chimici non a norma emanano un cattivo odore che non si toglie neanche dopo svariati lavaggi. I colori risultano artefatti e non armoniosi. Il Made in Italy si caratterizza per la classe, la sobrietà e la vestibilità della linea. Evitare di acquistare da aziende commerciali, preferendo le aziende produttrici. Richiedere sempre il certificato di origine, unico documento che può garantirci al 100% il vero made. Legge l'etichetta prima di acquistare? Prima di acquistare ogni prodotto leggo l'etichetta. Io leggo sempre le etichette, soprattutto la provenienza, ovviamente. Che cosa pensa del falso made in Italy? Beh, penso che sia una cosa che danneggia sia i produttori che il marchio italiano, che è famoso in tutto il mondo, ma che e con questi prodotti così perdono tanto. Made in Italy è giusto mangiare roba italiana, no? Penso che non dovrebbe esistere, perché sicuramente rovina il commercio, rovina il gusto di chi magari mangia quel prodotto per la prima volta, quindi si fa un'idea completamente sbagliata del gusto che dovrebbe avere veramente quel prodotto. Sull'etichetta alimentare come sono indicati gli ingredienti? Io da cameriera direi in ordine decrescente da quantità. In ordine decrescente di quantità. Fammi pensare. Ma in ordine decrescente? In ordine decrescente di quantità. Voglio andare ad Alghero. Loretta, tu da poco hai aperto questo bellissimo ristorante Vista Mare. Sì, abbiamo aperto da circa un mese. E dove acquisti i prodotti che servi in tavola? Noi acquistiamo i nostri prodotti dai produttori locali. Diciamo che l'idea del ristorante è nata proprio per questo, per valorizzare i prodotti locali, e di conseguenza abbiamo avuto anche un rapporto di fiducia, abbiamo costruito un rapporto di fiducia con quelli che sono i produttori della città. E quanto è grande la soddisfazione dei clienti? Diciamo che cambia molto, principalmente perché il personale di sala, quando presenta i piatti, non soltanto spiega che cosa andiamo a servire, ma anche da dove arriva la materia prima. E se già in una persona che vive nella nostra città ha un certo effetto, sullo straniero, che è, diciamo, la maggior parte dei nostri clienti sono stranieri, ha un effetto ancora maggiore. Si è appena conclusa la 19esima edizione di Birralghè. Quest'anno Birralghè è sconfinato e quindi non si è limitato solo a Piazzale della Pace, ma ha raggiunto anche la Rambla con 50 stand di alto valore territoriale, promozione del territorio con enti come Parco di Porto Conte, il Comune di Carbonia, ma anche con preziosissime collaborazioni col Diretti, nello specifico Campagna Amica, che hanno animato con degustazioni ed hanno accompagnato i presenti alla scoperta della filiera della birra sarda. I prossimi progetti guardiamo al futuro anche immediato. Birralghè infatti si inserisce in un network di festival ed eventi capillari sulla filiera brassicola sarda che coinvolgono tutta la Sardegna. Nello specifico 12 e 13 luglio Sulcis Iglesiente a Tratalias, il meraviglioso borgo medievale, poco conosciuto e magari rientra poco nelle mete turistiche abituali, ma merita una valorizzazione, verrà animato dal Festival Ismaistus della birra artigianale. Saranno presenti 5 birrifici proprio del Consorzio Birra Italiani, anche in questo caso una line-up con musica dal vivo veramente di successo, e street food per accompagnare le ottime birre proposte. Sempre la presenza assoluta di Coldiretti, Campagna Amica e ovviamente, come abbiamo già detto, birrifici italiani. Di recente, 10.000 agricoltori hanno bloccato numerosi tir carichi di generi alimentari. Dov'è successo? Mi sembra di aver letto Brennero. Brennero. Oddio, penso Brennero. Rebecca? No, Brennero. (Ride)
Nella puntata di oggi abbiamo cercato di capire come difenderci dal falso Made in Italy e quello che pensa il consumatore. Per oggi è tutto, noi ci vediamo alla prossima puntata.